Eccoci qua a commentare queste qualifiche che in minima parte ci danno speranza, ma proprio in minima parte, per i guai Red Bull più che altro. Per tutto il resto confermano un Sainz in grandissima forma. E poi c'è questa pole position di Russell, sulla quale vorrei porre l'accento, a parte la bravura del ragazzo, quella è uno che fa la pole e gioco forza bravo, e che Russell fosse bravo è un paio d'anni che è evidente, se non di più. Ma c'è da porre l'accento su quanto hanno detto a Sky, eh. La pole di Russell è stata fatta in tre settori, dove nessuno dei tre settori ha fatto la miglior prestazione. Questo cosa ci vuol dire? Che la pista di Budapest è sempre stata una pista un po' particolare. Ha due caratteristiche la pista di Budapest: o ci vuole veramente il termos di caffè per guardare il Gran Premio a Budapest, forse più in passato che adesso, o si assiste a gare clamorose come, che so, la vittoria di Mansell nell'89 partendo ultimo, lo strepitoso sorpasso di Piquet su Senna, la strepitosa impresa di Schumacher con tre soste, la quasi vittoria di Damon Hill sulla Arrows, la vittoria di Fernando Alonso, la prima vittoria di Alonso con la Renault. Questo è. Ma ci dice anche un'altra cosa: le condizioni meteo, chiaro che le qualifiche si sono corse senza la pioggia ma con nuvoloni e con la temperatura dell'asfalto più bassa, proprio questo ci dice che purtroppo ci conferma quello che dicevo ieri. La Ferrari ha cominciato ad andare fortissimo con il caldo. Non vorrei che dal Belgio in poi, dove il caldo inevitabilmente comincerà a scemare, il gap che adesso c'è fra la Ferrari e le altre venga colmato, se non addirittura capovolto. E poi io non dico che la Mercedes domani potrà essere competitiva, perché domani al primo bene che gli vada, il primo posto di Russell finisce al primo pit stop, bene che gli vada. Vabbè, perché è un po' come le pole di Leclerc l'anno scorso a Monte Carlo, se non sbaglio ne ha fatta un'altra l'anno scorso. Poi in gara naturalmente c'è il contatto con la dura realtà della pista, poi naturalmente tutto può succedere. Questo, oddio, è vero che nessuna stagione è uguale all'altra, io ho fatto l'esempio della stagione 2003, però questo fatto che la Ferrari va molto bene con il caldo, speriamo che col freddo questo vantaggio non scemi, perché l'ho detto, se così dovesse essere, signori, Gran Premio d'Italia o a Monza o un paio di gare più tardi al massimo, questo mondiale sarebbe bello che finito. La mezza speranza è i guai della Red Bull. Io vi dissi, prima o poi i problemi li avrebbe avuti anche la Red Bull con nuovi regolamenti, nuove condizioni, eccetera eccetera. I problemi prima o poi li hanno tutti, di affidabilità e tutto il resto. Piuttosto, poi mi colpisce da qualche gara, mi colpiscono le difficoltà di Perez, un pilota che io avevo sempre stimato, perché la forza delle vetture, signori, per quanto una vettura incida almeno per il 70% sulle classifiche, piloti, eccetera 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 eccetera, però il vero valore di una vettura te lo dà la seconda guida.
quella che sulla carta dovrebbe essere la seconda guida. Signori, guardando le prestazioni delle ultime 2-3 gare, se io penso, e qui mi viene il tiraculo, che Perez è a una manciata di punti da Leclerc ed è davanti Sainz, cioè qua c'è un tiraculo che non finisce mai. E immagino, Leclerc, vabbè, per gli errori, per l'errore che ha fatto, per gli erroracci al box, vabbè, ma immaginate il tiraculo. Cioè, noi ci piangiamo col botto di Leclerc e va bene, ma signori, Sainz ha fatto 3 o 4 zeri da inizio campionato. Cioè, mettiamo che quei 3-4 zeri fossero stati, che so, 4 terzi posti, va, 4, anche 4 quarti posti, considerando le due scuderie. Cioè, questo in pratica sarebbe davanti a Leclerc in classifica. Mettiamo 3, mettiamone 3, va. Cioè, questo sarebbe più o meno, avrebbe più o meno gli stessi punti di Leclerc, questo qua. E questo, anche se fino a Silverstone mi ero quasi ricreduto sul discorso Sainz-Leclerc in ottica mondiale, e questo si tratta di un ve l'avevo dettino, perché io, se io mi stavo ricredendo, diciamo che il ve l'avevo detto no, non vale quasi più. Però il fatto che l'anno scorso io vi dicevo che sì, Leclerc, il predestinato, e poi ti arriva in classifica, ti arriva dietro Sainz, già mi faceva un po' pensare. Perché io ad occhio dicevo, occhio che Sainz è più costante, non è meglio di Leclerc, è più costante. Non è meglio di Leclerc, assolutamente. Leclerc come talento è anche meglio di Verstappen. Ma Leclerc, Verstappen, Russell, quello è il futuro della Formula 1 come talenti. E poi ci sono i classici piloti formichina che hanno vinto, che un mondialino l'hanno anche portato a casa. Penso, lasciamo stare Lauda che era il non plus ultra delle formichine. Penso a Rosberg padre, Rosberg figlio. Penso a, che so, Jacques Villeneuve, sì, aveva una macchina più competitiva, almeno nella prima parte della stagione, poi però il mondiale l'ha vinto la formichina, approfittando dei guai della Ferrari e di una McLaren che non era ancora affidabile. E niente, Una speranziella c'è, non sappiamo cosa farà Verstappen visti i problemi. Dovesse cambiare motore, se non sbaglio dovrebbe partire in ultima fila, e secondo me sarebbe anche meglio per lui. Secondo me paradossalmente è più facile partire ventesimo che decimo, perché tu ventesimo tu hai le Haas, le Williams, le Aston Martin. Non è che ti oppongono, non è, le Alfa Romeo, non è che ti oppongono più di tanta resistenza quando ti devono passare. Ma se tu parti decimo e mi devi superare una McLaren o mi devi superare un Alpine, e già diventa un po' più problematica la cosa. Figuriamoci poi le Mercedes, le Ferrari, eccetera, eccetera. Non so. Però fatto sta che questo Gran Premio da un lato ti dà una speranziella, questa qualifica da un lato ti dà una speranziella, dall'altro ti fa pensare. Uno, che appena va giù la temperatura dell'asfalto, la Ferrari non è più così dominante. Uno, può anche essere che sia ancora la più veloce, ma certo il gap si riduce. E due, metti che questo Russell non sia un fuoco di paglia, i punti da dividersi diventano sempre meno. Ed ecco perché dico che quanto successo in Francia sanguina ancora. Io poi ribadisco sempre l'ultimo concetto: io sono contento di vedere la Ferrari competitiva, io sono contento, però quando poi inizi a farti la bocca, e va bene il primo episodio e va bene il secondo episodio,
Quando poi ti rendi conto che sei la macchina, hai una macchina di 2-3 decimi più veloce e questo ti è 60 punti avanti per cazzate ai box, problemi di affidabilità e incidenti, il tiraculo ti viene. Comunque ti viene il tiraculo. Vabbè, domani io vedo una gara dove può succedere di tutto. Dove può davvero succedere di tutto. E occhio che se Verstappen parte, decide di cambiare elementi al motore e partire dietro, almeno non ho presente bene il regolamento da questo punto di vista, però se Verstappen dovesse decidere di partire dietro, per me sarebbe molto più pericoloso che se dovesse decidere di partire decimo. Vi ho spiegato il perché. Negli ultimi 10-15 anni di Formula 1, quante volte abbiamo assistito al rimonte dall'ultimo posto? L'ultima Hamilton l'anno scorso, Sainz un paio di gare fa, parte, dove parte arriva quinto, gli stessi Hamilton, Button, Vettel quando era in Red Bull. Quando hai la macchina puoi fare di tutto. Perché è ora la safety car, è ora gestisci bene le gomme, è ora gli avversari, non dico accomodanti, ma se io guido una Williams e dietro c'è un Verstappen che deve passare, sì, io potrò resistere una curva, due, ma alla fine dovrò arrendermi all'ineluttabile, anche per questioni, sai com'è. Un po' come nel calcio, quando la squadra già salva, già contenta del risultato, si scansa, tra virgolette. Lo sport è così. Lo sport è così. Però, dai. Mettiamola così, dai. Spero che questa pole di Russell serva a tenere la Ferrari sulla corda, a non sentirsi invincibili. Che l'errore in Francia di Leclerc, che è l'errore di uno che si sente invincibile. Punto. E non lo è. Iscrivetevi al canale.